Buongiorno, Carlo Martini, Semistrani. Oggi vi faccio vedere la lampada che vi consigliavo qualche giorno fa, che è una lampada per l'agrobox. Una lampada, la marca, insomma, è relativa, nel senso che è una bella cinesata. Dopo affronterò anche questo argomento, o mute, ma insomma, io è la quarta, no, ho la sesta e compro. La quarta di sicuro. Perché veramente ha un prezzo ridicolo, che in questo caso io l'ho pagata 43 euro, mi sembra, IVA inclusa, ne ho comprate due, quindi mi pare che sia 37-38 euro più IVA. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Innanzitutto arriva così, semplicemente, un bel made in China, con questa scatola. Molto semplice, perché ovviamente per il prezzo che è. Ecco. L'apriamo e ora io faccio sempre i miei video molto, come dire, rudimentali. Innanzitutto ho apprezzato molto, quell'altro l'ho già aperto e già in funzione, poi ve la fa vedere, questa cosa degli angoli, perché se si rompe lì è finita. Molto smart come cosa. E ora voglio vedere come farò a estrarla, comunque con una mano sola. La cosa poi interessantissima è subito. Ah, poi qui abbiamo. Questo il metro per vedere a che distanza. Io ho l'agrobox sdraiata che è alta 1 metro, quindi con l'aggancio va più o meno, io lo tengo a 80 centimetri. Questi importantissimi. Qui le varie istruzioni che ti spiega appunto a che distanza tenerla a seconda. Ah, ecco, poi una cosa importante è che. E, diciamo, il mio intento è quello di far vedere le lampade per far crescere i peperoncini e al limite anche da una botta di vita pomodori, che però ne hanno poco bisogno perché vengano su subito, e quindi si riferisce alla coltivazione di tutto ciò che si può mettere nell'orto e in particolar modo le peperoncini. Qui fa vedere la distanza a cui andrebbe tenuta nella fase vegetativa, cioè quando si fa crescere dal seme la pianta. E poi nella fase di fioritura e fruttificazione. Nella fase vegetativa, qui la tiene più lontana e per 16, 18, 20 ore al giorno. Nella fase di fruttificazione la tiene più vicina e per 12, 14 ore al giorno. Poi ad ottobre 2023 vi dico che i prezzi. Ho calcolato, ho fatto il calcolo praticamente a 12, 13, 0,12 euro per kilowatt. Insomma, per farvela breve, tenendola ai prezzi che di ottobre 2023, perché poi visto la guerra nel mezzo, un anno fa i prezzi erano 4 volte più alti. E a ottobre, tenendola accesa 16 ore al giorno, consuma a seconda di quello che vi fornisce. L'energia elettrica dai 4 ai 6 euro al mese, quindi niente, pagate 40 euro la lampada più 4, 5 euro al mese di energia elettrica. Considerate che le lampade al massimo le usate per 3 mesi, cioè febbraio, marzo, aprile, non è niente. Evviva, viva il Dio della luce! Questo è l'altro aggeggio per crearla dall'alto che a me non serve. Ora proviamo a estrarla. Dicevo, la cosa strafiga. È la sottilezza, la sottiletta, e soprattutto ora vi farò sentire la totale assenza di rumore. Scalda pochissimo, che può essere pro, un pro e un contro, di solito è un pro, però molti utilizzano il calore emesso dalla lampada come forma di riscaldamento all'interno di un agrobox, quindi un po' di calore lo fa, ma insomma 1 o 2 gradi li alza, quelli insomma, se sono vicino alla pianta. Alle piante e offre 600 watt di luce, fa una luce boia, ve lo dico subito, e consuma 50 watt. E mi sembra che sia un bel pannello di 30x30. Quindi questo per me vi illumina 1 metro quadrato,
cioè le piante che vi entrano dentro un metro quadrato a un'altezza di 80 centimetri, quindi quando sono pochissime, quando sono piccole, tantissime. E quindi ne ho comprate due per una grow box di 2 metri per 1 metro, per 1 metro, quindi 2 metri cubi. Io la tengo sdraiata, vedete, poi vi farò vedere per bene, la tengo sdraiata e quindi mi c'entrano più piante, perché tanto quando sono grandi le metto nel campo. Ora, con questa operazione ridicola, l'accendo, accidenta dognosa, aspettate, mollo un attimo. Metto qua. Io vi faccio vedere. L'effetto che fa. Queste due linee rosso, guardate qua che roba. E qui, come vedete, ci sono questi angoli con i buchi in modo da poterci attaccare i gangetti per sollevarla. È veramente fighissima. Guardate. Qui più o meno arrivo a questa altezza e qui le piante sotto, sai come godono. Qui c'è anche l'interruttore. Aspetta. E ora vi faccio vedere all'interno della grow box come funziona. Ecco. Vedete, bella. Veramente bella. Qui vedete 21 gradi, l'ho appena accesa e la temperatura è anche giusta, 72% di umidità è troppo. Infatti devo mettere una fonte di calore che abbassi l'umidità. Ecco perché l'ho accesa quest'anno a ottobre, cosa che non è mai successa, perché voglio portare avanti questo, il peperoncino a filiforme. Vedete, bello. Il Candlelight Red, siccome è da marzo, non tantissimo, che ce l'ho queste piante, mi hanno fatto pochissimi frutti. Ho detto, sai che, ma perché devo buttarle via a ottobre che mi ha fatto 3 frutti? Buttiamole sotto le lampade, tanto non costa praticamente niente. E quindi ho comprato anche queste due lampade nuove. Come vedete, è veramente di una fighezza. Fallata, sentite? Zero rumore, perché non c'è bisogno della ventolina per il raffreddamento. Quindi zero rumore, meno energia elettrica, meno spazio e è una figata. Io l'ho legata così, come vedete, con questi gangini che sono insieme alla... arrivano insieme alla lampada. E è a una distanza, sarà dalle foglie neanche mezzo metro. Guardiamo come va, se no mi attrezzo per tirarla un po' più in su. E la tengo accesa 12-14 ore. Qui ci ho messo anche... devo comprare un ventilatore più piccolo perché non trovo più quello dell'anno scorso. E quindi questo è quanto, amici. Poi, quanto alle polemiche che sicuramente verranno fuori... Ecco, fatemi mettere la marchettona di semistrani.it perché... Ora verrà fuori sicuramente, come ogni volta che faccio un video di questo con queste lampade, che per me sono portentose, per la cifra che sono, viene sempre fuori uno che mi scrive: oh, ma io da un professionista come te non mi aspettavo che pubblicizzassi queste cinesate. Queste cinesate. E di solito chi mi scrive queste cose sono gente che hanno quei negozi per growers, insomma, non voglio usare quella parola. Per cui hanno tutte robe magari anche professionali. Questa non si può certamente definire una roba professionale. Le lampade, fra virgolette, professionali costano 600 euro.
E non è di sicuro faranno più luce di questa, ma di sicuro consumeranno di più, saranno più a norma, non lo so, tutto quel volete. Però non mi potete dire che una roba che costa 40 euro per un ragazzo hobbista che si diverte a farsi peperoncini in casa sia un pacco, perché questo è tutto fuorché un pacco. Vedete, questa per me è un metro quadrato. E basta, avanza sta luce. Quindi, lungi da me fa polemiche perché ho 50 anni, cosa volete che mi freghi? Io parlo della mia esperienza ormai, ci pensavo prima, ormai trentennale, perché io è dagli anni 90 che coltivo peperoncini. Il primo ricordo ancora fu la Panero Orange, che mi pareva una roba incredibile, e oggi è quasi scontata, però vabbè. Quindi, lungi da me, dicevo, fare polemiche, ma fra una lampada così che costa 43 euro, una lampada da 600 euro, che alla fine dei conti tu ottieni il solito risultato, o magari la lampada da 600 euro tu otterrà un risultato più celere di qualche giorno, chi se ne frega. Cioè, qui si ragiona di una cosa che non costa più niente. Quindi io ve la suggerisco con la mia, diciamo, umilmente, modestamente, cioè, qui ragazzi, 43 euro, 5 euro al mese di energia elettrica perché non consuma niente, e uno si diverte, ok? Quindi, questa, come dicevo, è la lampada con quello che avrete, e se volete il link è nella descrizione del video. E ve la potete comprare anche voi. Nel caso non ci fosse più, o invece di che 40 euro costasse 50 o 60, o ci fosse una marca diversa, insomma, sono sempre queste. Gira che ti rigira, queste qui piatte da 600 a 1000 watt di luce, non di consumo, perché il consumo è sempre da 50 a 60, 70, io ve la consiglio. E tutti quelli che l'hanno comprata, non c'è stato uno che abbia detto che fosse stata una fregata. Quindi, guardatevi che figliezza. Semistrani Carlo Martini, lampade cinesate. Guardate qua, ma è anche di design, troppo bella. Arrivederci.